Eccoci qua quasi al completo. No, al completo. No, abbiamo lo chef, abbiamo l'executive. Sì, con il comando. Parli italiano? Sì, parlo italiano. Ecco, bene. Parla tutto, che dialetto. Ecco, quindi abbiamo anche socio dell'acquerello. Come vedete abbiamo acquerello di nome di fatto, nel senso che questi sono degli acquerelli, tra l'altro della nipote di Versace, mi hanno detto. Quindi, anche a me. Anche quindi, a me mi hanno detto così. Ecco, quindi come dire siamo in un bel contesto, una sorta di Ambroisie, non proprio Parigi. Siamo la sala è questa, ecco, quindi poi chiaramente dove l'italiano? Là c'è un'atmosfera molto, ecco, quindi molto intima, diciamo, mentre qui ci sono più colori, ovviamente. Quindi acquerello con Silvio. Silvio Samoiraghi. Cioi basta. C-H-O-I. Ah, ecco, Cioi che è un praticamente chef che si è aggiunto, perché l'acquerello è nato nel 2008. Quindi sì, sono praticamente 9 anni che da voi, immagino, perché c'è un comico, un attore famoso che si chiama Mario Scotti, che recita le poesie di Baldini, Sant'Arcangiolese, dove dice ma è cinese, giapponese e tutto due. Cioè, se sono tutti uguali, quindi lui potrebbe essere giapponese e cinese, in realtà ci sono grandi differenze, e come noi italiani, russi, insomma, c'è una grande differenza, però, come dire, è la stessa cosa. Vabbè, comunque, sì, iniziava questa avventura 9 anni fa. Prima, tra l'altro, scopro che c'è stata una parentesi romagnola. Sì, ma c'è stata più di una. Silvio Samoiraghi, in Romagna. In Romagna, con un grandissimo amico, un grandissimo cuoco, che è Tiziano Rossetti, di Riccione, Stella Michelin a Palazzo, Sant'Arcangelo, Sant'Ermente. Io ho dato una mano all'apertura lì, però poi il resto fa tutto Tiziano Rossetti, che ci siamo conosciuti tempi di Marchesi, poi anche così, nei vari passaggi alla Romagna è sempre stato un punto. Tutti chiaramente allievi e come si dice... Di Marchesi. Solisti. Solisti di Marchesi, ecco. No, lui ha fatto la scuola di Marchese. Vabbè, però insomma è un magnifico rettore. Sì, ha fatto comunque la scuola di Marchese. Ecco, bene. Quindi iniziamo questa insomma avventura qui nel paese natale dello chef, la famiglia Samoiraghi, questo locale che era un luogo di... si ballava, insomma. Delle bambine però, la scuola di danza delle bambine elementari. Vabbè, sempre arte comunque, poi magari sono andate alla scala, per dire. È vero. Quindi iniziare questa attività in questo contesto di ristorante gastronomico, senza ombra di dubbio. Sì, cerchiamo. È arrivata una stella Michelin negli ultimi anni, subito. Dopo 6 anni, mai tutto Ecco, quindi ci è voluto un po' di tempo e qui abbiamo, secondo me, un grande servizio alla francese, cioè una grande impostazione alla francese della cucina. In realtà arrivano piatti italiani, e questa è la cosa che forse manca in tutti gli altri ristoranti. Ma io sono convinto che il professionismo può essere anche francese. Tante tecniche possono essere anche orientali, ma poi arriva la cosa fondamentale che è l'essere italiano, che si chiama gusto. Il gusto che abbiamo noi ce l'hanno in pochi, e bisogna metterlo in atto. I nostri prodotti italiani. Io solo prodotti italiani, non robe estere non ne usiamo, a parte magari venire un pezzo di pollo dalla Francia, ma nel 99% tutta roba italiana di piccoli produttori. La cosa interessante è che qui nel triangolo del cosiddetto crudo, che sono ristoranti che non si sa come riescono ad avere il migliore pesce dell'Adriatico, comprese le moeche, il nostro Silvio invece è, come i grandi chef in Francia, praticamente un cuoco che cucina invece la cucina dei pesci di lago. Cioè tutto, di solito pesci lago quando c'è fermo, se no sono pesci di mare. L'idea, noi siamo vicini al lago, quindi è bello portare in tavola quello che è il lago, come se l'abbiamo sempre fatto. Ma non troppo vicini al lago, perché poi sul lago abbiamo scoperto che in realtà arrivano sempre questi prodotti dell'Adriatico, sembra incredibile. In realtà nel lago abbiamo? Abbiamo il chandre, mi dicono i francesi. Lucioperca. Sì, adesso ne arrivano anche tanti dalla Danimarca, dall'Olanda. Però diciamo che nel lago di Monate, il lago Maggiore, si riesce ancora a trovare il pesce persico, tante volte arriva magari al lago di Como, che è molto buono, anzi secondo me il pesce del lago di Como forse anche la marcia in più tante volte, lucioperca, buttatrici, carpe,
Cosa dice lui? Il capo. Lui approva, anche a Seul c'è cucina lacustre? Si usa pesce, pesce di lago? No, sì? Pesce di lago è no. Ecco. Solo pesce di mare. Ah, ecco, ecco. Sì. Pesce di lago usiamo solo vicino proprio raso. Ma come ti sembra, cioè, adesso che hai avuto modo di cucinarlo, immagino? Come ti sembra? Lucio Perca. Cucinare, mangiare pesce di lago, cucinare, ti piace, non ti piace? Sì, 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 ma è sempre buono. Mm. Ma preferisci cucinare pesce di mare o pesce di lago? Io mare. Pesce di mare. Mare. Facile, pesce di... sei più beh, facile. No, poi diciamo che loro vengono anche da un posto, che comunque il mercato del pesce di Seul, non dico che è paragonabile al mercato del pesce di Tokyo, però siamo più o meno molto vicini. Quindi il modo che hanno loro di trattare il pesce è come, un po' come lo fanno i giapponesi, quindi hanno un modo un po' diverso che abbiamo noi. Sai, in Italia il pesce crudo comunque non ha mai una consistenza orientale. Se voi andate in Giappone o in Corea a mangiare pesce crudo, è pesce duro, perché loro hanno ancora il rigor mortis, quello che invece in Italia il pesce è sempre morbido. Sono due modi di vedere il pesce. Cosa succede ai ristoranti? I clienti arrivano, sì, danno un'occhiata alla carta che è chiaramente esposta, ma poi in realtà media, si entra in confidenza, mi sembra. Ma media dire. Io non... Ecco, sì. Quindi, come dire, il cliente arriva, torna, sempre. Torna e poi con lo chef si instaura un rapporto, quindi ormai la carta potrebbe anche non esserci più. Ecco. Sì, no, diciamo che la teniamo perché quando arriva anche straniero... No, come primo, cioè come però dietro come, la visita, nel senso che la volta che arriva un cliente non è mai venuto, è chiaro... Ma allora, il 99%, cioè, sì, 99% delle persone entra, fa il tè, noi cambiamo spesso, abbiamo sempre comunque, se uno mangia il vitello abbiamo un altro tipo, se uno mangia la carne abbiamo il pesce, abbiamo determinati passaggi che riusciamo a chiudere sempre un menù degustazione. Adesso stiamo cercando di fare, adesso abbiamo fatto il cambiamento, il menù degustazione l'abbiamo portato a tre portate, come deve essere italiano, dal nostro punto di vista. Ah, quindi antipasto, primo e secondo. Io primo non lo faccio, quindi faccio antipasto, pesce, carne. Antipasto, pesce, io i primi... Cioè, il primo è la pasta. Il primo è la pasta, che sia il raviolo piuttosto che il riso, li teniamo sempre per ultimi noi, come ultima portata. Ah. Perché già nei tempi dei Visconti a Milano il riso, non d'accordo, il carboidrato era sempre finale. Ma un po' perché io sono dell'idea che noi siamo italiani, bisogna anche capire che l'italiano non può sedersi a tavola e mangiare 20 grammi di spaghetti, perché dopo si, è finita. Si arrabbia. L'italiano deve godere, per i francesi la parte finale di un percorso è la pièce, no? La pièce di carne, legge tanto la Francia, no? La pièce di carne. Tutti quei passaggi di gara. Per noi italiani il piatto più importante è la lasagna, è inutile girarci intorno, quello ovviamente. Sono piatti storici. Cioè, mangi per una settimana. Ecco, no, però sono piatti storici, ecco, che sì, sono entrati nella storia. Certo. Non certo. Si possono cambiare, secondo me. Ecco. No, ed è giusto che è interessante questa impostazione, perché effettivamente poi ci sono queste cose oltre Alpe, però, come dire, fatte in Italia. Bene, complimenti. Quindi... E poi è anche bello, secondo me, tante volte far passare il raviolo o piuttosto che altri passaggi di pasta ripiene italiane, come può essere la guarnizione importante di una carne sempre italiana, perché poi comunque il raviolo ha la potenza, di, se è fatto bene, di scoppiare in bocca. Sì, io sono dell'idea che il raviolo deve essere così. I piatti, cioè un tempo la pasta era di contorno, cioè anche in Francia, ma anche... Comunque in Italia era un contorno, grandi piatti di contorno, tipo il ravioli nuovo, era un contorno ai tempi di Bergese. Infatti non riusciamo a fare capire in Francia appunto che il risotto è anche un piatto, no, vabbè, non un contorno, sì, ma è difficile. Ma la cosa bella è che loro riescono comunque sempre a farlo meglio. No, fa meglio, no, lì siamo no, quello no di sicuro. No. Sì, lo fanno meglio, però pasticciandolo tanto. Io ho vissuto parecchio la Francia, quindi riescono a farlo meglio, però pasticciandolo molto. La cosa che loro lo riproducono, però il problema è che la cucina italiana, dal mio punto di vista, è irreproducibile, perché la può fare solo chi ce l'ha dentro, un italiano. Un francese non saprà mai cos'è una carbonara. Non è d'accordo, una lasagna. Cioè, certo, magari può... Ci può provare a replicarla, ma tra lì e goderla è diverso. Certo. Poi c'è uno fra tutti che è Troagro, che è praticamente mezzo italiano, che sta dando una dimostrazione di in questo senso con un libro. Troagro fa cucina italiana. L'ha confessato, ecco, quindi ai nostri microfoni, sì. Strano ma vero, tra l'altro
Riveliamo che Troia Gross poi alla fine è il nonno di è friulano, tutti voi, è friulano. Cioè comunque è il papà di Marchesi, sì, di tutti voi solisti, bene, okay, che tra l'altro appena aperto dopo 50 anni di 3 stelle Michelin ha rinnovato il locale. Sì, si è spostato a Uscio. Bene, bene, quindi a Querello siamo, a Fagnano Olona, ora c'è anche un sito d'autostrada, volendo. C'è tutto. Volendo, come dire, è scritto, ecco, bene in evidenza, e quindi si può arrivare appunto molto tranquillamente indicato, ecco, quindi siamo proprio nel centro storico qui di Fagnano Olona, ecco, quindi un piatto, ci sono piatti tra l'altro che vengono serviti per due persone, che noi tranci di carne sono sempre per due persone, ultimamente stiamo andando con le cotture a legna nelle parti finali del, sì, del menù, parte normale e finisce sempre a legna. Questo è un sigaro finale? Questo è un croccante cappa di limone, e poi le pièce di carne sono sempre per due persone, quindi il filetto per due persone, il chateaubriand per due persone, l'anatra per due, un pollo per due. Cerchiamo di fare in modo che quando si fa un passaggio di tre piatti, antipasto, secondo il pesce o primo e secondo, come si vuole mettere, il secondo è un pollo per due, quindi dal pollo per due si riesce a organizzare dei passaggi completi con le frattaglie, con la guarnizione, che può essere anche il raviolo. Potremmo chiamare quasi esperienza gastronomica. Se si può chiamare così, sì, no, mangia bene. Sarebbe quella l'esperienza gastronomica, si è sempre fan. Sì, l'importante secondo me è poi i passaggi di un menù degustazione, come ha sempre detto Marchesi, che è stato secondo me tuttora il capostipite della cucina italiana, senza ombra di dubbio, sì, ci vuole la forchetta, ci vuole il cucchiaio, ci vuole tanti passaggi, non ci può essere tutto a cucchiaio, perché se no non è più cucina. Quando si vedono 5-6 piatti in una degustazione con sempre a base di salse, zuppette, salse, c'è qualcosa che non quadra. Io sono molto marchesiano su queste cose. È la ripetizione degli ingredienti, solo il tartufo si ripete, come diceva la Scoffietta. Ah, questo non è male, peccato che abbia i prezzi alle stelle. Ma non bene tutti, sì, i tartufi? Perché... No, anche il tartufo nero, però anche quest'anno alle stelle anche lui, Anche il Milan Sporum, come dire, invece, sì, il nostro chef di Seul, cosa ha portato? C'è un piatto? Ma sì, ma ci sono solo delle influenze? No, ci sono delle influenze, ma lui è molto innamorato della cucina italiana, forse la conosce più lui che noi italiani, quindi bisogna... Sì, qual è il piatto che ti ha affascinato quando sei arrivato in Italia? Mi piace tanto proprio la pasta, i primi piatti. Ecco. Quindi il piatto principale qui alla Querello, ecco, sì, il piatto più importante alla fine, se uno ha fame dopo carne e pesce arriva la carbonara. Ecco. Arriva la carbonara. Sì, carbonara. Carbonara classica. Ecco. Italiana. Classica. Sì, carbonara non si tocca. Ecco, poi abbiamo anche il sommelier che in questo momento Kevin dietro le quinte, che si occupa della cantina. Si occupa della cantina, poi c'è un'altra ragazza in sala però la sera quando siamo al completo, e niente. Questo è l'Acquerello, che tra l'altro, adesso io ho solo un cappello, purtroppo ho dimenticato, ho i due macchini, mentre vado a sono tre cappelli qua, quindi... Uno, due, tre. Quindi anzi, guarda, mettiamo. Tre cappelli. Ecco qua, tre cappelli della guida dell'Espresso, che è un ottimo riconoscimento, che è un po' la Gomio. No, perché in Francia la Gomio sembra quasi comandare, in Svizzera poi è proprio la Bibbia. Ecco, quindi... È bella anche l'espresso italiana, tra le guide è molto bella. Ecco, tiene in considerazione molto la cucina, diciamo, creativa, ma anche questa cucina devo dire che prosegue un po' quello che si è fatto con la Nouvelle Cuisine, che è un periodo storico, ecco, quindi un periodo storico 80-90. Ma poi la creatività poi fondamentalmente nasce dalle basi. Secondo me c'è più creatività nel fare un grande piatto e riproporlo uguale che mettere degli ingredienti a casa. I passaggi sono sempre molto... Fare un grande piatto diventa difficile quando diventa completo, perché poi si mangia in modo completo. Fare una forchettata è più facile, non è quando si è completi. Certo. Bene, bene, bene. Questo grazie. È di Acquerello Fagnano Olona. Grazie. Ma sta andando ancora.